benvenuti ad un nuovo appuntamento con Agorà. Questa sera parliamo di imprese, l'abbiamo intitolata Imprese, la crisi sta finendo. In realtà non sappiamo se sia così oppure non sia così, ma noi cerchiamo questa sera di dare una certa aura di ottimismo, anche perché altrimenti diventa veramente un autunno molto difficile. Cerchiamo di analizzare la situazione in maniera realistica, ma cercando di avere un qualche ottimismo. Il numero di telefono per intervenire in diretta 011 9575 076. Questa sera c'è anche un numero di cellulare a disposizione per mandare gli sms. Anna Flavia Fassino, la postazione computer, tra poco lo darà. Adesso andiamo a conoscere gli ospiti. Potete anche inviarci una mail ad agora@primantenna.it. Andiamo a conoscere gli ospiti. Grazie a Giuseppe Catizzone, sindaco di Nichelino. Grazie a voi. Buonasera. Buonasera. Stefano Allasia, deputato della Lega Nord. Buonasera a lei. Buonasera a te. Grazie a Carlo Chiama, assessore al lavoro, formazione professionale, orientamento per il mercato del lavoro della provincia di Torino. Buonasera, buonasera a tutti. Lei. E sarà senz'altro quello con più incarichi in assoluto. Grazie a Claudia Porchetto, capogruppo PDL del Consiglio Provinciale di Torino. Buonasera a tutti. E la ricordiamo qualche mese fa candidata alla presidenza della provincia di Torino, che poi invece è stata vinta dal collega Saitta. Grazie a Marco Boglione, presidente di BasicNet. Buonasera a lei. Buonasera. Anna Flavia Fassino, alla postazione computer. In realtà questa sera è più postazione cellulare, abbiamo scelto di vedere se poteva essere più utile per i nostri telespettatori poterci inviare degli sms. Il numero? Allora, il numero è 327 12 79 587. Soltanto per gli sms. Yes. Mentre... Ci correggo, 571, mi correggono dalla regia subito. Questa è una diretta. Iniziamo subito con la lettura di una agenzia. Sì. Allora, la produzione industriale italiana a luglio ha superato le attese, più 1% su base congiunturale. A giugno, per fare un semplice raffronto, era ancora negativa, meno 0,6%. Ci sono segnali di uscita dalla crisi, anche se il percorso è ancora lungo, la ripartenza fragile e i rischi, specie per un autunno caldo dal punto di vista dell'occupazione, che riprenderà più lentamente della produzione industriale, ancora molto alti. Anche perché, se si allarga lo sguardo al dato su base annua, la produzione industriale rimane comunque in negativo, meno 18,2%, meglio del 21,9% di giugno, certo, ma siamo comunque di fronte a un dato che indica come la crisi abbia colpito duramente l'industria italiana. Ancora un dato di un'altra agenzia ci dice che Piemonte Unione Camere, meno 19,4% della produzione industriale nel secondo trimestre. Quindi abbiamo letture decisamente differenti. Intanto, BasicNet funziona, è una delle realtà piemontesi che non sono in crisi. Vogliamo iniziare con qualcosa di ottimistico, quindi con la ricetta. Come fa Marco Boglione a essere così in controtendenza? Purtroppo no, c'è sicuramente il motivo, però non può essere di grande aiuto nel breve, perché io credo che noi siamo bene, nel senso che certamente stiamo subendo l'ambiente in cui siamo anche noi e operiamo anche noi. Però riusciamo comunque a crescere e a guadagnare e a svilupparci, e questo esclusivamente perché negli anni passati abbiamo fatto le cose giuste e forse le scelte giuste, anche quelle in quei tempi controcorrenti, forse criticate, e quindi se c'è un risultato oggi dalle origini sono da cercare un po' indietro. Come dire, c'è sempre un perché. Quindi c'è anche sempre un perché se tante imprese non vanno bene, ma non lo facciamo dire all'impresa che va bene. Claudio Porchetto della Giunta API, oltre che essere capogruppo PDL in provincia di Torino, come stanno andando le aziende API in provincia? Beh, è chiaro che la crisi si sta sentendo ancora pesantemente, ancora. Infatti i dati, anche se si discostavano di qualche misura percentuale, però è chiaro che noi in questo momento, ma anche per una questione di dare un segnale di positività, ci stiamo aggrappando ai dati mese su mese, però come si diceva precedentemente un meno 18% è ancora un segnale pesante. Io non voglio essere pessimistica, vorrei essere realistica, sicuramente c'è un segnale di positività in questo momento e alcune delle imprese medio-grandi anche del territorio italiano stanno dando segnali di ripresa. Gli ordini stanno arrivando, il movimento, ci dicevano comunque i rappresentanti delle autostrade, il movimento terra sta comunque significativamente modificandosi. È chiaro che il tessuto imprenditoriale, in particolare torinese, ne risentirà ancora per un po' di mesi, perché noi siamo quelli che comunque riprenderemo più tardi, vuoi per la
configurazione storica delle imprese italiane e di questa zona, vuoi perché comunque l'Italia rispetto alla Germania, rispetto alla Francia, rispetto agli Stati Uniti comunque sconterà sicuramente un ritardo nella ripresa economica. Occorre essere molto bravi per quanto riguarda gli imprenditori e io mi permetto di dire molto brave per quanto riguarda le banche ad essere vicini alle imprese, cosa che in questi ultimi mesi non mi pare sia stata fatta in modo così importante, perché oggi bisogna scommettere sulla ripresa, ma bisogna scommettere che le imprese rimarranno sul territorio, quindi è ora che qualcuno faccia qualche cosa. E penso che il sistema bancario sia prima soggetto che si deve sedere ad un tavolo e ragionare in modo serio, non soltanto in salvataggio delle grandi imprese, ma soprattutto in aiuto e in supporto di quella che è la liquidità che manca oggi alle imprese piccole. Carlo Chiama, in realtà stanno finendo le ore di cassa integrazione a disposizione le imprese, quindi l'autunno non sarà poi così semplice. Sì, infatti questo è il vero problema, perché secondo me non ha senso contrapporsi tra ottimisti e pessimisti, bisogna essere realisti e leggere i dati così come sono. Effettivamente, secondo gli ultimi dati, anche quelli di Union Camere di qualche giorno fa, iniziano a esserci alcuni segnali più che di una ripresa, di un'inversione di tendenza, probabilmente del fatto che sta terminando la corsa, la discesa nella produzione e soprattutto nelle esportazioni. Questo significa però che noi rispetto all'anno scorso siamo scesi di diversi punti percentuali come PIL, come produzione, e prima di tornare al livello del 2008 ci vorranno almeno 3 o 4 anni. Gli effetti, questo lo sappiamo anche diciamo, per come sono andate in passato le crisi, gli effetti sull'occupazione sono sempre in ritardo di diversi mesi, e quindi noi oggi ci troviamo, questi sono i dati più recenti, con una situazione di cassa integrazione che vede per la cassa integrazione ordinaria, facendo il confronto agosto 2009 su agosto 2008, un più 1.543% in Piemonte rispetto all'anno precedente. Per la cassa straordinaria più 421%, per un totale della somma delle due casse di più 600%. Quindi la situazione per l'occupazione è purtroppo molto difficile e sicuramente lo rimarrà anche nei prossimi mesi. Per molte persone che sono in cassa integrazione poi c'è il problema che tarda ad arrivare i soldini, proprio il denaro, quindi si ritrovano a casa magari con il mutuo da pagare, esatto, e non hanno i soldi fisicamente per poter pagare, ed è una brutta cosa. Ci sono due ordini di problemi, uno è quello di chi va in cassa straordinaria adesso, e quindi ci sono dei tempi mediamente di attesa di 5 o 6 mesi prima che arrivino i soldi. E poi c'è il problema, che è un altro problema preoccupante, di quelle aziende che stanno finendo la cassa ordinaria e quindi passeranno sicuramente in cassa straordinaria, ma si troveranno appunto anche lì le persone che magari da 1 o 2 anni hanno già uno stipendio, un emolumento molto ridotto, si troveranno invece per diversi mesi a non avere più niente. Quindi bisogna che ci sia uno sforzo congiunto, gli enti locali, il comune di Torino con altri comuni, il patto zona ovest, nella zona ovest di Torino anticipano la cassa, ma solo per i casi di procedura concorsuale. Quindi adesso bisognerà, come dire, definire, provare a vedere se è possibile definire dei provvedimenti per anticipare, ma è soprattutto l'INPS che deve accelerare i tempi. Stefano Allasia, Fronte Roma, che succede? Ma Fronte Roma ci si sta preparando all'autunno caldo, come si vuol dire, da tempo. Come si è già detto, le ore di cassa integrazione stanno finendo, c'è già la possibile copertura futura dal ministro Tremonti per un proseguo, perché sarebbe illogico chiudere, come si vuol dire, i rubinetti a chi ne ha realmente bisogno. I dati confortanti che ci stiamo vedendo oggi sicuramente confortano oggi, però ci fanno anche pensare i dati in aumento della disoccupazione. Quello è un dato oggettivo che bisogna anche prendere in esame, non pessimisticamente, capire le motivazioni perché cresce la produzione e diminuiscono le occupazioni. Quelli sono dati che si stanno studiando da oltre un anno e mezzo. Io faccio parte di una commissione attività produttive dove da un anno e mezzo si sta cercando di capire come non tanto uscire dalla crisi, ma più che altro per il rilancio e per evitare che una crisi analoga, perché sicuramente, indubbiamente, usciremo da una crisi in un modo o nell'altro. Come dire, prima o poi, esatto, qualsiasi crisi economica che sia stata fino ad oggi. Persino quella del 29, prima o poi finisce, c'è voluta la seconda guerra mondiale. Negli anni 50 è uscita, se si è uscita
egregiamente, per evitare proprio gli errori del passato. Perciò, senza entrare nelle polemiche globalizzazione o non globalizzazione, import-export che sia, si sta cercando, questo governo sta cercando realmente di rilanciare effettivamente il made in, effettivamente la produzione locale. Allora, abbiamo anche un sindaco, il sindaco di un comune abbastanza grande, la cintura torinese, Nichelino, ha circa 50.000 abitanti ed è il primo livello istituzionale che ha rapporti con i cittadini, quindi con le persone che poi alla fine non mangiano. Sì, effettivamente il cittadino bussa dal sindaco o dall'assessore, sì. Appena c'è una crisi, appena c'è un sentore di crisi, il primo sportello che vede è proprio quello del sindaco. Tant'è che molte volte gli enti locali, lo ricordava Chiama prima, superano anche delle inefficienze del sistema paese. Ad esempio sulla cassa integrazione, anche noi siamo tra quei comuni che anticipano la cassa integrazione, che permettono alle famiglie di non rimanere troppi mesi. E con gli altri comuni non fanno la stessa cosa? No, non tutti, chi partecipa al tavolo aderisce a questo tavolo di fatto coordinato dalla città di Torino, che già da anni effettivamente ha messo su questo tipo di iniziativa. L'iniziativa sostanzialmente consiste in un anticipo della cassa integrazione, no? Quindi quei mesi che il cittadino rimarrebbe scoperto in realtà vengono surrogati dai fondi degli enti. Il problema però è anche un altro, il problema è il fatto che, siccome, lo diceva Porchietto prima, gran parte del sistema produttivo nostro sono le piccole e medie aziende, non tutte hanno un sistema di cassa integrazione. Infatti noi abbiamo messo negli ultimi anni, quest'anno 2009-2010, un consistente, diciamo, capitale per dare una mano a quelle famiglie che non solo ricevono la cassa integrazione in ritardo, ma non la ricevono proprio. Le piccole aziende, sappiamo, non hanno cassa integrazione, quindi la chiusura di una piccola azienda da un lato significa una perdita di know-how e di capacità produttiva del territorio, dall'altra però vuol dire mandare sul lastrico intere famiglie che dall'oggi al domani non hanno nulla, quindi varrebbe la pena forse ripensare tutto il sistema degli ammortizzatori sociali. Sentiamo il telefono, pronto? Buonasera. Buonasera, come si chiama? La sentiamo poco. Buonasera, sono Luisa da Di Novo. Prego. Volevo fare una domanda al primo signore che ha parlato, e il quale per fortuna sua ha questa azienda che pare vada bene e non soffra di crisi. Sì. La mia curiosità è stata questa: la sua produzione viene svolta tutta in Italia o viene anche svolta all'estero, dove la manodopera è più a basso costo e poi viene importato il prodotto qui finito o come Perfetto. Minimo semifinito? Grazie signora per aver telefonato, buonasera. Grazie a lei, buonasera. Marco, il primo signore era Marco Boglione, presidente di Basicnet. No, la nostra produzione viene fatta prevalentemente all'estero, direi sostanzialmente quasi tutto. Facciamo qualcosa in Italia, qualcosa in Europa, ma diciamo che la stragrande maggioranza, per questo dico 70-80% di prodotto comunque finito, non facciamo semilavorazioni e poi finizioni strumentali all'etichettamento con un made in piuttosto che l'altro, la facciamo in paesi effettivamente a bassissimo costo di manodopera. Questo, altrimenti non potreste sopravvivere, immagino. No, cioè questo, diciamo, il nostro modello di business si basa proprio su quello e ha creato i presupposti, dicevo prima, di competitività per poter rimanere sul mercato anche a dispetto delle dimensioni, cioè come azienda molto più piccola, di concorrenti molto più grandi e che oggi ci consentono non di dire che non sentiamo la crisi, ma che quantomeno riusciamo a navigare, perché abbiamo un'azienda disegnata, uno scafo adeguato a un mare fortemente agitato come quello di questi giorni sul mercato. Quindi in realtà le persone che lavorano per voi sono persone che lavorano in Italia per la vendita soprattutto? Beh, diciamo che tanto noi abbiamo tante persone che lavorano in Italia, ma anche in giro per il mondo, vendiamo certo. In più di 120 mercati e siamo come gruppo coordinato e diretto più di 1000 individui, senza contare la produzione. Ma se vogliamo, questo è un po' un tema caldo e a me piacerebbe discuterlo,
Quando l'azienda che oggi si chiama Besignet ha avuto un grosso problema esistenziale a metà degli anni 90, dopo quasi 100 anni di storia, ed è fallita, perché la nostra azienda riparte da un fallimento, certo. E quell'azienda, il Maglificio Calzificio Torinese, aveva a Torino 213 dipendenti. Oggi noi a Torino siamo più di 400, ma non produciamo più. Tutto il prodotto che vendiamo in giro per il mondo è pensato, disegnato, industrializzato, e tutte le informazioni che sono necessarie a questa rete globale per vendere in così tanti mercati con uno standard di prezzo, di qualità, di pubblicità, sono coordinate, le informazioni, da un gruppo di lavoro ormai cresciuto molto, che è tutto torinese. Beh, allora, abbiamo nelle tribune diversi imprenditori. Intanto io adesso mi sposterò dall'altra parte e immagino che ci sia un microfono. Eccolo qua. Vogliamo iniziare magari con l'imprenditore del settore del legno. Prego, microfono. Nome e cognome. Boglio Samuele, presidente regionale di Confartigianato Legno Arredo. Allora, legno arredo, come sta andando in questo momento questo settore in Piemonte? Beh, sta andando come tutti i settori, non possiamo dire benissimo, anche se onestamente negli ultimi mesi si è visto qualche segnale di ripresa. Le aziende cominciano a rivedere ordini, uno dei grossi problemi comunque rimane quello degli incassi, delle liquidità, come penso tutte le aziende in Italia e tutte le aziende di tutti i settori. Non penso che ci sia una grossa differenza per noi. Licenziamenti ce ne sono stati nel vostro settore? Ma vede, noi artigiani non licenziamo. Non assumete proprio? Ma vede, il discorso è questo. Noi siamo piccole aziende. La media, io parlo, sono anche presidente nazionale oltre che regionale, sì. La media degli addetti per aziende è 2,6 addetti. Il che vuol dire che la grossa parte delle aziende sono del solo titolare, ma comunque abbiamo aziende con 5, 6, 8, 10, 15 addetti. In queste aziende però comunque c'è un rapporto umano tra il titolare e i dipendenti, e risulta molto difficile licenziare qualcuno. L'imprenditore artigiano tende comunque a tenere duro in ogni certo. caso. È abituato, diciamo, a tenere duro. È abituato, c'è un rapporto umano tra l'imprenditore e la sua azienda. Per un imprenditore artigiano fallire non significa fare il fallimento, chiudo l'azienda, sono sempre io. Fallire per lui è un fallimento anche personale. È come lasciare a casa un dipendente, presentarsi davanti a un dipendente e dirgli tu domani stai a casa. L'hai visto tutti i giorni, tutte le mattine alle 8, non è così facile. Si è lavorato insieme, si è fianco, lavorato a fianco. Insieme, fianco a fianco. Molti di noi, qualcuno come me nella mia azienda è dirottato sul commerciale. Ma per la maggior parte si fa proprio anche il lavoro umano, del genere passami il martello, si lavora quasi come compagni di lavoro, non è che cambi molto. Una delle prove che gli imprenditori artigiani tengono duro in ogni caso è che noi, come indagine congiunturale di Confartigianato, prevediamo che entro fine anno non chiuderanno più di 500 aziende artigiane. Tutti gli altri, in un modo o nell'altro, cercheranno di stare in piedi. La percentuale è risibile, una percentuale al di sotto dell'1%. Quindi le imprese artigiane tengono, sono le abituate tengono, a lavorare faticosamente. In un modo o nell'altro, per dritto o per rovescio, cercano di tenere e tengono. Certo che abbiamo i problemi che hanno tutti. Certo. Ecco. Allora, passiamo il microfono a Parrucchieri. Prego. Ecco qua. Come sta andando invece nel settore? Allora, voi vi chiamate ML, siete un'azienda di parrucchieri e di estetisti. Sì, di Torino. Target medio-alto. No. Sì, 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 sì. Lavoriamo comunque con gente... 2009 avete riscontrato un peggioramento? Qualcosa in meno sì, però c'è cioè una vera e propria crisi, no. Comunque lavoriamo con gente, appunto, con un target medio-alto, quindi proprio una crisi non c'è. Probabilmente adesso il consumatore vuole spendere bene i suoi soldi, quindi punta sulla qualità. Però nell'artigianato comunque non c'è. Una vera e propria crisi non c'è. Allora, rimanga col microfono che le ridò la parola, sentiamo il telefono. Pronto? Pronto. Buonasera, come si chiama? Salvatore. Da dove ci chiama, Salvatore? Da Orbassano. Prego. Dunque, io voglio esporre il mio caso. Sì. Visto che si parlava di cassa integrazione, di cassa integrata, di ammortizzatori sociali e tutte sì. quelle cose là. Io lavoravo per una cooperativa. Sì. Purtroppo ho perso il lavoro perché lavoravo per la New Holland di San Mauro.
In che settore la cooperativa? Servizi. Poche parole, servizi, facevo il magazziniere alla Rinnovana. Servizi, sì. Io da gennaio che non percepisco una lira di stipendio. Allora, lei dovrebbe percepire la cassa integrazione o no? No, noi non percepiamo cassa integrazione perché essendo una cooperativa non abbiamo diritto a niente. Quanti anni ha Salvatore? Io ho 56 anni, mancano 2 anni alla pensione. Quanto le manca alla pensione? 2 anni. 2 anni. È un problema grave. Certo. Ultimamente mi è stato accettato un ammortizzatore sociale dalla... Che cosa vorrebbe Salvatore? Vuol fare una domanda? Io voglio solo lavorare. Lei vorrebbe lavorare? Vorrei solo lavorare. È andato al centro? Almeno un aiuto da poter vivere. Perché è andato, Salvatore, è andato al centro per l'impiego? Sì, io sono andato al centro per l'impiego. Che cosa le hanno risposto? Mi hanno risposto di fare una domanda che è un lavoro per 6 mesi comunale a 30 euro al giorno. Quindi non so se uno può vivere con quella cifra là. No, però è meglio di niente. Sì, è meglio di niente, d'accordo. Però non so ancora se me l'accettano. Certo, certo. Lei è disposto a farlo comunque questo lavoro? Io sono disposto a farlo, ho fatto la domanda. Però non so se me l'accettano. Certo. Grazie Salvatore. Prego. Grazie per aver telefonato, buonasera. Allora, qualcuno dei nostri ospiti ha una risposta da dare al nostro telespettatore? Ma cominciamo da Carlo Chiama, perché come assessore al lavoro, formazione professionale e orientamento per il mercato del lavoro forse una risposta ce l'ha. Beh, certo, come dire, questo è il problema che dicevamo prima, cioè stanno male le persone che sono in cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Spesso devono aspettare dei mesi prima di ricevere i soldi, ma stanno ancora peggio tutte quelle persone che sono al di fuori da qualunque sistema di ammortizzatori sociali. Per questi qua dovrebbe intervenire nel giro di un po' di tempo la cosiddetta cassa in deroga. In seguito all'accordo che c'è stato tra le regioni e il governo sono state destinate delle cifre, circa 2 miliardi e 650 milioni in tutta Italia, per fare appunto una misura per il sostegno al reddito delle persone che non godono di altri sistemi di protezione. Ecco, però in questo momento non c'è un sistema... Ci stiamo lavorando, ma dovrà passare ancora qualche settimana, perché il meccanismo è molto complesso, nel senso che bisogna lavorare sugli elenchi delle persone, e rientrano in questo caso anche le persone che lavoravano nelle cooperative. Quando la cooperativa fa la domanda o i lavoratori fanno la domanda e versano una piccola quota, quindi le risorse ci sono, bisogna però montare il sistema, soprattutto il sistema informatico, che deve mettere in relazione i centri per l'impiego dove si andrà effettivamente a fare la domanda, l'APL, l'Agenzia Piemonte Lavoro, che è il soggetto che erogherà effettivamente la cifra, la somma, perché i soldi stanno sono dati alla regione, e l'INPS, che è quello che sovraintende a tutto il sistema. Per questo ci vorrà qualche settimana, quindi prima di un paio di mesi questa misura non sarà ancora operativa. Allora, dopo la pausa pubblicitaria poi parleremo di come fare ad aiutare queste persone ad arrivare a tra 2 mesi, perché magari non hanno davvero di che vivere. Volevo però chiudere prima della pausa pubblicitaria con il settore parrucchieri, quindi le prospettive non sono così malvagie? No, direi... Le persone continuano a tagliare i capelli? Capelli, sì, noi comunque fortunatamente abbiamo i nostri clienti, sì, magari invece di fare la piega tutte le settimane verranno ogni 15 giorni o comunque, però l'importante è comunque continuare a crescere e avere sempre proposte nuove. Allora, noi facciamo una piccola pausa pubblicitaria, se volete prenotare la vostra chiamata potete farlo 011 9575 076. Restate con noi ad Agorà, parliamo ancora di lavoro e imprese. Rieccoci in diretta ad Agorà, stiamo parlando di lavoro, imprese e del fatto che cerchiamo di uscire dalla crisi nella nostra regione in Piemonte. Abbiamo un telespettatore in linea, pronto? Buonasera. Come si chiama? Mi chiamo Manuel. Si chiama Marco? Manuel. Da dove ci chiama? Da Torino. Prego. Niente, io sono un dipendente, fortunatamente non sono stato in cassa integrazione quest'anno,
però sono 9 anni che sono sposata e 9 anni che comunque tribulo a arrivare a fine mese. E niente, io lavoro solo io, ho 2 bambini, e niente, comunque c'è sempre un problema di spese di condominiali, spese luce, gas, diciamo non capisco come ci dovrebbe trovare una soluzione a livello proprio di gestire queste spese qua. Che tipo di lavoro fa? Io lavoro per un'azienda che produce energia elettrica. Sì. E niente, comunque fortunatamente comunque lo stipendio non è neanche di comunque è discreto, però comunque ci sono queste spese che sono molto pesanti, a fine mese arrivi proprio giusto, che se si crea una spesa in più, certo, sei a disagio. Certo, se si rompe la lavatrice diventa un problema insormontabile. Perfetto, fortunatamente ci sono questi finanziamenti, però uno non è che si possa imbarcare di finanziamenti uno dopo l'altro. Certo, grazie per aver telefonato. Grazie. Buonasera. È possibile, lo chiediamo a Claudio Porchetto per non chiederlo di nuovo a Marco Boglione, pagare di più le persone che lavorano regolarmente? Il problema non è tanto pagare di più, ma anche perché le imprese credo che sarebbero assolutamente contente di potersi permettere, certo, di pagare maggiormente il proprio collaboratore. Io lo ricordo sempre quando si fa questo discorso, che il valore aggiunto di un'impresa è il collaboratore, non è di certo il macchinario che si può sostituire, ma la capacità, la professionalità della persona, la fedeltà della persona e la professionalità, come dicevo precedentemente. È un problema diverso, è un problema che oggi come oggi l'imposizione fiscale e previdenziale sono tali per cui il costo del lavoro rispetto a quello che è il netto in busta non rendono competitive le imprese. Quindi è un problema annoso che però nessuno, lo dico in questo momento da imprenditore, ha affrontato questo tema a livello nazionale in modo concreto, perché non è facile e forse non è anche un po'... diciamo difficile da affrontare e forse in taluni momenti non troppo popolare da affrontare, ma il problema è questo, il nocciolo è il costo del lavoro. Noi in Italia stiamo cercando di affrontarlo, in questi giorni tra l'altro ci sono una serie di polemiche perché si sta forse strumentalizzando la questione riducendola alle gabbie salariali. In realtà è vero che il costo della vita e il caro vita sono diversi rispetto tra Torino e ad esempio Catania, e quindi in qualche modo bisogna intervenire per permettere al lavoratore di Torino di avere lo stesso potere d'acquisto che ha il lavoratore a Catania, ma soprattutto perché comunque i consumi si sono sicuramente fermati, anche perché il potere d'acquisto di uno stipendio a Torino non è il potere d'acquisto di uno stipendio allora, a Catania. Allora, dopo la telefonata chiediamo ad Allase se c'è una soluzione a livello nazionale. Pronto? Pronto, buonasera signor Giulio, i suoi ospiti, sono Gaetano. Buonasera Gaetano, prego. Bene, io mi rendo privilegiato perché ormai dopo 40 anni di lavoro in metalmeccanica di alta precisione ero un operaio provetto per salire tornitore. Parli lentamente Gaetano, sì, altrimenti non la capiamo bene. Dicevo che ero un operaio provetto a livello di tornio, fresa, mesuale e quant'altro, forse qualcuno lì sa cosa vuol dire. Lavorato sempre in aziende piccole, 7-8 operai che si facevano lavori di alta precisione. Però vede, io ricordo ultimamente 80-82 c'è stato un po' di crisi, il nostro datore di lavoro andava in giro a cercare lavoro e nel contempo ci faceva pulire l'officina pur di non mandarci a casa. Certo. Però secondo me quel che io condanno i governi precedenti è che hanno dato troppi miliardi, nostri soldi, vostri soldi, alle grandi imprese tipo la Fiat, miliardi, che la Fiat dove se l'ha portato i soldi non lo sappiamo. Il ragionamento è chiaro. Anche altri, e noi ci troviamo in condizioni che oggi paghiamo quello di ieri, perché il grande tira fuori i soldi in qualche modo, poi me la riprenderò da un'altra parte. La dobbiamo salutare Gaetano. Buona salute a voi. Grazie per aver telefonato, buonasera. Adesso abbiamo la questione costo del lavoro e anche il fatto che vengono dati molti più contributi alle grandi aziende rispetto a quelle piccole. Sicuramente, però bisogna anche notare che nell'ultimo periodo in questo governo c'è una controtendenza che non ci si dà solo più, diciamo così si vuol dire, alla casa madre, noi diciamo a Torino a mamma Fiat, il grande contributo. Da questo governo, spera poi successivamente, non c'è neanche più la necessità, i contributi non sono dati a pioggia ma dati a più settori, non solo nel comparto dell'auto, abbiamo visto anche in altri comparti, nel mobile non solo, ma
anche alle piccole imprese, piccole e medie imprese. Questo è un stravolgimento che si è dovuto fare perché ci si è resi conto che le grandi imprese hanno delocalizzato, perciò dare i soldi alla Fiat non era aumentare la produttività sul territorio, in questo caso torinese o piemontese, ma era eventualmente aumentare la produttività in Polonia. Perciò la cosa per questo governo, e mi sembra anche gli enti locali, la cosa non ci interessasse e si è andato per quella situazione più favorevole per i territori locali italiani. Sulle contrattazioni, sulle gabbie salariali bisogna anche fare chiarezza, perché né la Lega, nessuno della Lega, né tantomeno Umberto Bossi ha mai detto riutilizziamo le gabbie salariali, ha detto utilizziamo una contrattazione locale, che sono cose ben diverse, di secondo livello, sono situazioni ben differenti. Poi giornalisticamente si può dire gabbie salariali per far capire che bisogna legare il potere d'acquisto con il potere contrattuale deve essere legato a un potere d'acquisto effettivo, perciò chi compra l'olio in Sicilia e in Liguria deve avere la possibilità mediamente di avere la stessa possibilità, perciò in Sicilia l'olio costa 6 euro al litro, in Liguria costa 12 euro al litro, perciò i livelli di stipendi non possono essere uguali in tutte le regioni, devono essere equiparati al potere d'acquisto, all'effettiva possibilità, allora, dare l'effettiva possibilità alla popolazione di comprare nello stesso modo diverse zone d'Italia. Siamo tutti noi di sopravvivere, di poterci comprare la lavatrice se si rompe. E questo si è già progettato, io ho paura, è già stato progettato. Le gabbie salariali, non succede che al nord si alzano gli stipendi per equiparare ma si abbassano al sud. Noi non vogliamo, come qualcuno dice, penalizzare quelli del sud. Noi vogliamo aumentare leggermente, non stravolgere gli eventi, gli stipendi al nord, punto. Al sud diciamo va bene quello, prendiamo base quello, non prendiamo sempre il lato pessimistico, guardiamo un attimo anche il lato positivo. Hai detto giustamente tu, questo governo con le regioni, con gli enti locali ha già fatto passi da gigante dando le casse integrazioni straordinarie alle cooperative, agli artigiani. Veramente quelli erano soldi che erano già delle regioni, che sono stati destinati dalla formazione professionale all'assistenza. Sì, però prima non si poteva fare, e dato che la contrattazione non è a livello regionale, a livello dello Stato, e gli altri stati, gli altri governi non l'hanno fatto. Vi devo dire che abbiamo un sms, cominciamo a leggere l'sms, e una telefonata, e chiediamo al telespettatore un attimo di pazienza. Andiamo di sms che è arrivato ben prima. Allora, gli operatori culturali, le piccole associazioni, cooperative di musicisti, singoli, piccoli artisti hanno visto dimezzato il loro lavoro. La crisi del lavoro legata alla cultura a Torino e in Italia rimarrà per molto tempo, anche dopo la speriamo prossima ripresa. Un paese civile non dovrebbe dimenticare mai la propria cultura. Quindi rispondiamo tra un attimo, sentiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera, come si chiama? Buonasera, mi chiamo Gianluca. Da dove ci chiama Gianluca? Da Torino. Prego. Niente, volevo solo dire che secondo me è un mio parere personale e per tale va considerato. E quello vogliamo sentire. La crisi innanzitutto è stata voluta, perché cioè non mi vengono a dire che non è vero. Perché secondo pensiero. E poi perché cioè, si viene a dire della cassa integrazione, ma io forse farei stare qualche imprenditore con una cassa integrazione a prendere 600 euro al mese e a dire però c'è la cassa integrazione. Gianluca, lei è in cassa integrazione? Io non sono in cassa integrazione, ma mi metto nei panni di chi è in cassa integrazione. Sì. Cioè vedo questi... A volte mi sembra di vedere, no? L'imprenditore che fa dalla pacca nella spalla all'operaio, no? Cioè, quella la trovo più una cosa più ripugnante di quella, penso che non ci sia. Grazie per aver telefonato. Per quanto che possa essere, ma molto dire... chiaro. Grazie per aver telefonato. Io ho solo la sensazione da giornalista che se chiudono tutti gli imprenditori poi nessuno più lavorerà, però è una sensazione. Catizzone. Io volevo riallacciarmi a quanto diceva il signore prima, che esprime una famiglia tipica italiana, mamma, papà, due figli. La famiglia che oggi non riesce ad arrivare a fine mese. Ora, il vero tema non è, secondo me, scaricare su
le imprese ulteriori costi. Il vero tema è: questo governo, come gli altri, ha o no una politica delle famiglie? Noi guardiamo cosa è successo in Francia parecchi anni fa. La Francia aveva il nostro stesso problema, aveva un problema di denatalità, perché oggi in Italia il vero problema è che nascono meno persone di quanto ne muore, per cui noi abbiamo una popolazione che invecchia. Cosa fece la Francia? Mise tutta una serie di politiche familiari in aiuto vero alla famiglia, ma non facendo le finte manifestazioni per la famiglia cappeggiate da gente che è 3-4 famiglie, quindi è così, no? Ma pagando seriamente le persone. Allora, noi siamo gemellati, e chiudo, con alcuni comuni, con un comune francese, e con la stessa famiglia, con lo stesso reddito, in Francia ha un reddito disponibile molto superiore, perché a livello centrale vengono erogati molti soldi a favore dei figli. Oggi invece una famiglia che deve mandare il bambino al nido, o il bambino all'asilo, o il bambino a scuola, se ne ha uno già non riesce ad arrivare, se ne ha due è una cosa pazzesca. E quindi ci rilasciamo la telefonata. La mancanza di politiche familiari. Ci rilasciamo la telefonata della persona che prima ci diceva: lavoro ma non riesco ad arrivare alla fine del mese. Abbiamo una telefonata velocissima, prego. Velocissima. Io volevo rispondere, ma proprio un flash a quel signore. L'ultimo, Gianluca. L'ultimo. Io posso da molte pacche sulle spalle signore... dipendenti. No, non è quello delle molte pacche sulle spalle dei dipendenti. Io le posso assicurare che non c'è nessun imprenditore sulla provincia di Torino che ha piacere di mettere in cassa integrazione i suoi dipendenti. Io ultimamente a fine luglio sono passata una sera in associazione, c'era un imprenditore che ha un'azienda da 43 anni, di una certa età tra l'altro, che con le lacrime agli occhi personalmente portava la richiesta di cassa integrazione della sua azienda e mi diceva: Presidente, perché mi chiamava ancora Presidente, mi conosceva fin da quando ero ragazzina, sa che questa è la prima volta che la mia azienda chiede la cassa integrazione. Per me è una vergogna, perché significa non poter aiutare i miei dipendenti. Allora, prima di dire che è ripugnante vedere un imprenditore che mette in cassa integrazione i dipendenti, io suggerirei a quel signore di vedere le migliaia di imprenditori piccoli, come ricordavano precedentemente, i sacrifici che hanno fatto in questi mesi per non mettere in cassa integrazione. Molti di questi imprenditori hanno venduto quel poco che avevano anche di risparmi e che avevano magari acquistato la casetta o l'alloggio per i figli. Abbiamo per non lasciare a casa i propri la telefonata. Dipendenti. Pronto? Quindi io ci penserei prima di dire queste cose. Pronto? Pronto, sì. Buonasera. Buonasera. Come si chiama? Mi chiamo Antonietta. Da dove ci chiama Antonietta? Sì, è da Torino. Da Torino, prego Antonietta. Forse deve abbassare un po' il volume della televisione, perché altrimenti non ci sente bene. Ah. Eccola qua, prego. Va bene, grazie. Deve abbassare il volume della televisione, Antonietta. Sì, l'ho abbassata. Lo abbassi ancora? Volevo sì. Dirvi, tenga mio figlio che tiene 42 anni. Sì. Sono 10 anni che lo tengo addosso io. È sempre disoccupato. Quanti anni ha suo figlio? All'ufficio di collegamento lì. Quanti anni ha suo figlio? 42. Ma 42 anni. Ecco, ma che lavoro ha fatto? Fa tutti i lavori, fa carpentiere, fa muratore. Ma in questo momento sta lavorando? Adesso non sta lavorando, è andato da mia figlia. Va bene, grazie per aver telefonato, tanto abbiamo il suo numero di telefono. E come possiamo fare per avere qualcosa? Proviamo a girare la domanda, grazie Antonietta, buonasera. La domanda a chi? Alle persone che sono ospiti qua. Ah. Ha telefonato per questo, grazie. Allora, cogliamo molti stati d'animo differenti nei nostri telespettatori e a me piace condurre questa trasmissione proprio perché riusciamo a sapere esattamente che cosa pensano le persone che ci guardano, quindi ci fanno le domande molto dirette. C'è chi non ha lavoro e ha figli a carico, c'è chi lavora e non riesce ad arrivare alla fine del mese, c'è chi dice gli imprenditori non si comportano come dovrebbero. Riusciamo a dare qualche consiglio ai nostri telespettatori, diciamo sulla base delle ultime telefonate? Imprenditori, io sono d'accordissimo con Claudia, almeno per quanto è la mia esperienza, l'imprenditore vero è quello che abbandonerà sempre per ultimo la nave e che sì, cioè non c'è questa. Forse è proprio parte del grande problema l'ottica con cui si guarda il paese e di conseguenza le persone, la gente comune,
vedono l'imprenditore. L'imprenditore, dal mio punto di vista, è una persona che insegue un sogno, che lo fa con una forte spinta sicuramente pratica, diciamo materialistica, ma anche romantica. Forse questo, cioè questo sentito nei confronti dell'imprenditore non è stato negli ultimi 50 anni diciamo, speso e comunicato nel modo corretto, e quindi negli scorsi anni sicuramente in Italia, nel nostro paese, si è creata una sorta di contrapposizione tra lavoratore e imprenditore. L'imprenditore è sempre stato visto come qualcuno che pensava solo esclusivamente al profitto e che, tra virgolette, sfruttava, è stato detto anche nella telefonata. Ecco, questo sentire generale ha fatto sì che alla fine l'impresa andasse in crisi, non dico per questo, ma di fatto oggi il vero problema è che le imprese italiane non sono competitive e di conseguenza perdono opportunità di mercato. Non essendo competitive, perché non sono competitive? Ci sono molti motivi, sicuramente uno di questi motivi è stato citato precedentemente da una telefonata o da un intervento, non ricordo, diciamo, l'aiuto è sempre quello, tra virgolette, di Stato, è sempre stato dato prevalentemente alle grandi imprese. Era Gaetano da Torino. Anche perché la grande impresa, salvo qualche eccezione, oltre certe dimensioni, perde il collegamento con la faccia, con l'imprenditore, diventa la multinazionale che ha una bella facciata, e quindi non c'è neanche poi più una persona precisa con cui prendersela, salvo poi scoprire che le persone precise ci sono e che però non hanno subito gli strali degli imprenditori, perché magari sono manager con le famose super liquidazioni e quant'altro. Quindi io dico questo per cercare di anche dare una risposta a queste persone che hanno, soprattutto i giovani, che hanno un grosso problema davanti a loro, che è dire: come faccio io a vivere? Ho vissuto 9 anni con il problema di arrivare alla fine del mese, sono giovane, posso mica andare avanti tutta la vita così? Ecco, allora bisognerebbe tifare di più, soprattutto quando in ballo ci sono i giovani e il futuro dei giovani. Per gli imprenditori in senso lato bisognerebbe che l'imprenditore uscisse proprio da quello stereotipo di quello che sfrutta, ma anzi acquisisse, non lo dico per me, ma proprio per tutti i ragazzi che manifestassero una velleità barra volontà di intraprendere, bisognerebbe che il paese pensasse solo a loro, perché è solo così che si esce dalla crisi, riacquisendo competitività industriale, commerciale, nei servizi, ma questo lo si può fare solo ed esclusivamente in un modo: rifacendo nascere e coltivando e facendo crescere i piccoli imprenditori. Guardi che lei può parlare con qualunque economista del mondo che le dice, le dirà che una volta risolti i problemi pratici, oggi c'è un problema di grandissima carenza di liquidità che sta paralizzando ogni forma di vita imprenditoriale, risolto quello, il problema, se non si ripresenterà più, è perché il tessuto imprenditoriale sarà rinato, sarà vivace, sarà innaffiato e coltivato dalla comunità, a cominciare dall'abbattimento della dicotomia tra lavoratore e imprenditore, che è tipica del nostro paese e che sicuramente non ha fatto bene prima e non può aiutare adesso in nessun modo per uscire dal problema. Allora, dobbiamo siamo cominciare a vedere l'imprenditore come una sorta di allenatore della squadra, ma di ma fatto si sta assolutamente tutti dalla stessa parte. Allora abbiamo una telefonata e poi un messaggio. Pronto? Pronto, buonasera. Come si chiama? Guardi, io mi chiamo Pino. Da dove ci chiama, Pino? Mi chiamo dalla provincia di Torino, non volevo andare oltre. Senta, prego. Io sono del tonico in fatto di partiti, in questo momento, poi ho le mie idee ben precise. Sia ben chiaro una cosa, io dico, io sto vivendo un dramma, perché sì, io ho fatto l'artigiano per 40 anni. Sì. Mio figlio fa l'artigiano in un altro settore, ha creato una squadra,
lei mi creda che quando io, mi creda lei, diciamo, mi credono i... Le crediamo assolutamente. Ecco, quando io vado da mio figlio che mi do una mano, eccetera, eccetera, io, per me è un dramma, perché tutti i giorni è un dramma, perché mio figlio ha creato una squadra e sono solidali, perché tirano la carretta anche i suoi, diciamo... dipendenti. I suoi dipendenti, ecco, ma non volevo dire dipendenti, per me sono amici, eccetera. Ora, credetemi, secondo me, qui gli italiani, cioè gli italiani che sono al governo, dovrebbero cercare di vedere, io lascio perdere la Fiat, che gli andavano, sì, non andavano, lasciamo perdere, va bene per tutti, insomma, ma io dico, oggi come oggi, ma questi signori della sinistra che vanno a attaccare destra e sinistra, io dico, in una famiglia, io non voglio creare, per carità, la famiglia al governo, ma la... Ci dica che cosa vorrebbe. Io vorrei che questi signori che dicono la famiglia, la Madonna, i santi, dobbiamo darci questo e quello, ma signori, ma dove andiamo? Quei signori della sinistra vanno nel posto di San Patrizio e tirano sui soldi. Allora, quindi lei che cosa vorrebbe per la sua impresa? Solamente che si mettessero d'accordo nel governo di non ammazzarsi uno con l'altro, ma che costruissero... Gli imprenditori che danno il lavoro ai dipendenti con tutti i crismi, che pagano i contributi, sì, che hanno 3 donne in maternità su 10 persone, che hanno 3 donne in maternità su 10 persone che lavorano, un imprenditore così mi dica qualcosa, questi signori che sono lì, va bene, che fa un imprenditore che deve pagare le tasse? Allora, grazie signori. Grazie per aver telefonato, abbiamo dovuto chiudere la telefonata e ci scusiamo perché tentiamo però di darle una risposta assolutamente. Pino Catizzone, sì, che ha chiesto la parola. Io volevo rispondere al signore, perché qui non è che la sinistra sia contro gli imprenditori, cioè non può passare questo messaggio qua. Sinistra assolutamente, io sono un sindaco di sinistra, nella mia città abbiamo attratto un numero di aziende enormi, enormi, credo forse una delle città che ha attratto più aziende sul proprio territorio, per cui noi riteniamo, lo diceva prima Borgione, prima, che gli imprenditori siano un tessuto importantissimo della società. Quindi la sinistra non è contro l'economia, la sinistra è per un'economia con regole, perché è vero che l'imprenditore è anche un sognatore, si diceva prima, ma non dimentichiamo che il mercato lasciato, come è stato lasciato negli Stati Uniti negli ultimi anni, grazie al governo di Bush, ha portato un dramma mondiale. Quindi ci devono essere gli imprenditori, non devono avere troppi lacci, devono avere regole chiare, precise, ma deve esserci soprattutto lo Stato che regola. Imprenditore, allora, e Stato, perché diversamente la questione non funziona. È la visione, e l'abbiamo vista, non lo dico io, lo dice la crisi. La crisi da perché è venuta? Perché togliendo tutte le regole sul sistema finanziario mondiale si è permesso... Abbiamo la nostra tribuna fatta di piccoli imprenditori che protesta. Sentiamo la telefonata, dai, poi vi diamo subito la parola. Pronto? Buonasera, sono Antonio da Torino. Bravo Antonio, che ci dice tutto. Prego. Dunque, volevo solo, io telefono per conto di un mio carissimo amico. Sì. Perché ho sentito prima che parlavano della cassa integrazione per le cooperative. Sì. Questo mio caro amico è dal mese di aprile che non percepisce nessun sussidio. Lavorava in una cooperativa, il suo amico? Esatto, sì. È una cooperativa, sì, esatto. È grazie agli amici che questo signore va avanti. Questo è veramente un dramma. Quanti anni ha il suo amico, più o meno? È a 53 anni. Anche lui, sì. Questo è un dramma. Certo. E poi vorrei dire anche sul lavoro interinale. Comunque, beh, questo magari sarà fuori tema. Però vorrei tanto che ci facesse qualcosa per questo mio amico. Grazie per aver telefonato. Prego. Buonasera. Buonasera. Allora, sentiamo però anche un tot di messaggi, perché è giusto, questa sera abbiamo iniziato con gli sms, è giusto dar voce. Prego. Allora, che dite a mia figlia, 33 anni, laureata senza lavoro da anni, perché supera i 29 anni, per i quali non si pagano i contributi. Grazie, rispondete. Non è proprio che non si paghino i contributi. Altro sms. L'altro sms, ma perché in Italia non dicono mai le cose come stanno? Altro sms,
questo è un po'. I politici sono come i pannolini, bisogna cambiarli spesso e sempre per lo stesso motivo, dal film Uomo dell'anno. In Italia poi dovremmo innanzitutto cambiare dei pannolini che sono gli stessi da anni. E gli stessi che hanno favorito la crisi, possono risolverla? Vorrei porgere questa domanda agli ospiti presenti in studio. Grazie, Giacomo da Torino. Va bene, abbiamo avuto anche la battuta simpatica. Allora, cominciamo, il problema è lo stesso, la persona... Mi dicono che in realtà dobbiamo fare la pausa pubblicitaria. Carlo Chiama, tentiamo però di rispondere di nuovo velocissimamente, 30 secondi per le cooperative. 53 anni non ha lavoro. Al momento non è effettivamente possibile avere la cassa integrazione per i dipendenti delle cooperative. Quando sarà operativa la misura predisposta dalla Regione, nel giro di qualche mese, bisogna verificare le condizioni di quel lavoratore, ma potrebbe accedere alla cassa integrazione. Come fanno queste persone a continuare a mangiare? 53 anni, 52 anni il signore di prima, 56 anni l'altro signore, qualcuno ha una risposta? I comuni danno sostegno al reddito. Quindi rivolgersi in comune? Sono piccoli palliativi. Però comunque rivolgersi in comune. Allora, dopo facciamo qualche proposta su questo. Bisogna andare in comune, comunque prima della pausa pubblicitaria volevo comunque dare una risposta. Prenotate la vostra chiamata se volete durante la pausa pubblicitaria, rimanete con noi ad Agorà, a tra pochissimo. Eccoci in diretta da Agorà. Pronto? Non è pronto. Sono Michele da Torino. Prego Michele. Voglio dire a quei signori, tutte le sere per televisione, parlate Berlusconi, ex comunitari, specialmente la sinistra. Quella che vi parla è di sinistra, ma non sono più di sinistra, perché mi avete rotto le scarpe a me e tanti milioni di italiani. Tutte le sere Berlusconi e che sono comunitari e Berlusconi. All'italiano non avete capito un corno niente, che non se ne frega di queste cose. Dovete portare lavoro ai giovani e aumentare la pensione. Che moriamo di fame, più andiamo avanti. Voi parlate extra comunitari, non ce ne frega. Molto chiaro. A me, chiarissimo. 80 milioni di italiani, ma la volete capire? La sinistra, io sono di sinistra. E state attenti che quello che vi parla c'ha molta esperienza, tengo 78 anni, ricordatevi quello che vi dico stasera, che sarà, se portate avanti questa politica, extra comunitari, Berlusconi, extra comunitari, donne devono stare in Italia, quelle che lavorano le dovete buttare a mare, che grazie, la dobbiamo salutare, no? Grazie, buonasera, chiarissimo. Il signore è stufo di sentir parlare di Berlusconi e degli extracomunitari. Mi sembra che qui nessuno abbia parlato del Presidente del Consiglio. Né di immigrati. Né di immigrati, per cui... No, anche perché questa è una tradizione credo che abbia sbagliato regionale. Trasmissione. Sto cercando di fare il buonista sugli immigrati, non le cito, dando la colpa a loro, anche se sul lavoro ci può anche stare, però i problemi sono di altra natura della crisi, perciò è evidente che bisogna... scindere le cose, come giustamente diceva Catizzone, le lasciamo a casa loro sia gli immigrati che Berlusconi questa sera. E invece a proposito degli interventi, in particolare l'SMS che cita la ragazza di 33 anni che non riesce a trovare lavoro perché ne ha più di 29, quindi ma non è questione di 29 o di 33 o 5, cioè non dico quelli del fascia degli 50 anni, cinquantenni è un'altra fascia, ma di neolaureati normalmente, adesso non voglio dire fare la classica frase già fatta dei bamboccioni o meno, però c'è una fascia, c'è una situazione di persone neolaureate che hanno il piacere di lavorare nel settore in cui hanno studiato per diversi anni. Purtroppo in un momento di crisi, non dico che bisogna tirare tutti la cinghia, però uno si deve anche adattare nelle esigenze delle cose, perciò io invito calorosamente la persona di 33 anni o neolaureata di cercare un attimo di guardare il panorama più ampio e come tanti altri, anche i cinquantenni, di provare e riprovare a fare domande d'assunzione. Noi normalmente come partiti politici, ma penso anche come sindaco o enti locali, come provincia o... costantemente arrivano richieste di assunzione o richieste d'aiuto, la cosa che si cerca di fare è dare un aiuto non solo morale ma effettivo con le conoscenze, quella è la prassi più consolidata. Poi quello che può fare il governo, si può dire tutto quello che si vuole, però non si può prendere il caso singolo del 33enne o 33enne
o di questa sera. Adesso non voglio tagliar corto. In realtà però tanti casi singoli ci danno uno spaccato molto reale della nostra società, purtroppo. Sentiamo il telefono, pronto? Saluti, sono Vincenzo D'Asti. Buonasera Vincenzo. Saluti voi. Prego. Mi ha fatto piacere l'intervento del dottor Boglione, perché di fatto identifica qual è il problema di fondo che non viene mai citato. Non ci sono più gli imprenditori di una volta, tra virgolette, nel senso di come sono stati costruiti. La conseguenza è che non ci sono più persone che, anche tra i professionisti, spesso e volentieri, riescono ad interfacciare le nuove leve. Questo si disintegra quando entri in una banca e magari anche il direttore di banca non ha più la delega alla gestione della relazione umana, perché ha soltanto da schiacciare un bottone se funzionano i numeri e non c'è la capacità di investire il sistema finanziario verso l'investitore privato, che non ha quindi aiuto. Bisogna fare sistema, e in questo a Torino proprio ci sono parecchi esempi anche di grandi istituzioni che si sono sedute insieme, le banche, le università, le pubbliche amministrazioni, la Camera di Commercio e le organizzazioni settoriali, certo, per creare delle iniziative, perché se non insegniamo alle persone ad investire o a gestire imprese, non possiamo pretendere poi neanche di gestire la formazione, piuttosto che di avere un risultato coeso. Molto chiaro. Grazie per aver telefonato. Grazie. Buonasera. Allora, prima di ridare la parola di là, è giusto darla da questa parte. Prego. Nome e cognome. Mi chiamo Chiodo, faccio il falegname, ho un'azienda, costruiamo mobili su misura. In più mi occupo della CNA come presidente dell'Unione Produzione. Ma io mi volevo collegare subito a quello che ha detto prima la signora Porchietto, del dramma di una impresa che mette in cassa integrazione i dipendenti, perché come diceva anche il mio collega Fianco, noi viviamo a fianco ai dipendenti e ci sentiamo come loro, non ci sentiamo, siamo imprenditori perché è il ruolo che dobbiamo svolgere, ma siamo a fianco e viviamo tutto ciò che vivono i dipendenti. Nel mio caso è stato un dramma vero, non mi vergogno di dirlo, io ho dovuto mettere metà dei dipendenti in cassa integrazione, ma il dramma più grosso è che non capisco il perché non vengono risposte poi dal governo, il perché di questi ritardi nel pagamento della cassa integrazione. Questo non è giusto. Lo Stato da noi vuole i contributi pagati mese per mese e ci fa le multe se non li paghiamo, ma noi vogliamo anche che questi, nei momenti di crisi come questi, siano restituiti indietro, perché è giusto così. Il dipendente deve poter mangiare anche i mesi che non li mettiamo in cassa integrazione. Altrimenti non esisterebbe la cassa integrazione. Non ha senso di esistere. E comunque noi, prima di licenziare, veramente ce la mettiamo tutta. Se poi le banche ci dessero una mano sarebbe davvero il massimo, ma oggigiorno cos'è? Un'altra cosa che io denuncio, che le banche hanno preso i soldi dallo Stato, ma i soldi alle imprese non li hanno stornate, perché mettono poi in mezzo Basilea, mettono in mezzo i rating, tutte queste storie qua per non darti i soldi. Allora questo per conto mio, scusatemi, ma è una mancanza dello Stato in questo momento. Allora, è stato abbastanza breve, bravissimo. Allora, Marco Boglione è stato citato da un nostro telespettatore e il nostro Chiodo ci diceva che le banche tirano in mezzo Basilea 2, ovvero sostanzialmente tendono a dare i soldi un po' a chi li ha, corretto? Certo. Corretto. Allora, le banche tendono a dare i soldi a chi li ha. Sentiamo la telefonata e poi diamo parola a Marco Boglione. Pronto? Pronto? Buonasera, buonasera, mi chiamo Angelo, sono 2 anni che abito qui in Piemonte. Da dove viene? Io provengo da Venezia, quindi dal Veneto, perché c'era mancanza di lavoro. Nel 2006 ho chiuso la mia attività e sono venuto qua a fare l'operaio, il dipendente. Lei era un imprenditore? Avevo una ditta artigiana individuale e
come saldatore e carpentiere in ferro, e ovviamente ho dovuto chiudere la mia attività per trasferirmi qui. Se non che l'anno scorso, lavorando per un'azienda che operava per la Fiat, i membri ci hanno licenziato, quindi non ci hanno rinnovato il contratto, e quindi mancando questo ho perso anche la casa, perché è logico che se non paghi l'affitto c'hai lo sfratto immediato. Adesso che cosa fa? Io il mese scorso ho compiuto 61 anni, il 23 di agosto. Sì. Io mi sto chiedendo... Non ha la pensione? No, non sono arrivato neanche a prendere la minima, perché facendo il prestatore d'opera lavoravo solo quando mi chiamavano. Ho capito. Quindi le complicazioni sono un po' alquanto, diciamo, precarie. Quindi lei ha 61 anni e come vive? Io, grazie all'ex sindaco Ferrero di Castagnole Piemonte, mi ha trovato un posto dentro di una casa famiglia, dove che ovviamente ci sono persone che hanno delle problematiche molto grosse, e delle quali io non voglio stare né sopra le spalle delle istituzioni e tantomeno abitare qui dentro, perché non è fa casa venire sua. Fuori la depressione anche se non ce l'hai. Allora, io adesso sto cercando di fare la domanda per fare il corso di OS a 61 anni, che non so neanche se riuscirò a entrare dentro a fare questo corso per un anno, senza retribuzioni, senza niente. Io mi chiedo, e chiedo ai signori e ai suoi ospiti che sono là, per quelli che non riescono in nessun modo, visto l'età, che manca 2-3 anni alcuni come a me, non c'è la possibilità di dare una specie di prepensionamento come facevano le varie aziende? Oppure dire, sentite signori, avete una certa età, c'è difficoltà, capacità lavorativa ne avete. Lavorate. Mettetela in opera presso le aziende, delle quali cercheremo in qualche modo di farvi arrivare alla pensione. Grazie, dobbiamo salutarla. Grazie per aver telefonato. Sì, comunque volevo dire un'ultima cosa. L'azienda dove operavo, la maggior parte di tutti gli italiani sono stati lasciati a casa, stanno lavorando dei rumeni. Cos'è? Loro prendono molto meno di noi? Grazie per aver telefonato. Sarebbe interessante sapere se ancora in linea, se sono rumeni, però è caduta, regolari o irregolari. Marco Boglione, prego. Ma per quanto riguarda il rilievo sulle banche, credo che sia proprio un po' un tema centrale, nel senso che è un po' quello che mi riferivo prima, cioè l'imprenditore va assecondato anche nella sua assunzione di rischio, mi viene da dire quasi prevalentemente l'imprenditore fa qualcosa che per definizione è a rischio, e quindi secondo certi parametri, diciamo, standard, che poi si chiamano Basilea, gli International Accounting Standards, quindi gli IAS e quant'altro, diciamo, viene praticamente d'ufficio escluso dalla possibilità di ricevere un finanziamento. E questo però è anche sbagliato metterlo all'attenzione di chi ci ascolta come le banche cattive, nel senso che le banche adesso di colpo si sono svegliate e sono nemiche dell'impresa. È un po' il discorso di prima del lavoratore e l'imprenditore. Qui la sensazione è che ci troviamo, come spesso accade quando c'è un problema grande, tutti uno contro l'altro, e che per passare serata è meglio di niente, ma non si risolverà mai il problema. Bisogna cambiare strutturalmente delle cose importanti. Certo che se le banche, diciamo, che prima anche è stato citato, io ho cominciato a lavorare in tempi in cui le banche, come era stato sottolineato prima, avevano i direttori di banca e anche la delega sulle risorse umane della loro filiale, ma non solo, cioè il direttore di banca partecipava alla vision imprenditoriale e in qualche modo ne diventava complice. Quante volte io sono andato in banca
in momenti difficili in cui avevo bisogno assolutamente che qualcuno mi credesse e mi aprisse una lettera di credito, e per fortuna che non c'era ancora Basilea 1, 2, 3 e quant'altro, perché sennò io stasera non sarei qui a rappresentare la classe imprenditoriale, questo è sicuro. E quindi certamente bisogna cambiare le cause, perché modificare le cause perché gli effetti poi siano diversi. Oggi, concludo, io credo che bisogna avere un po' di pazienza da questo punto di vista, in quanto non penso che ci sia, l'ho già detto prima, non mi viene da ridere a pensare che le banche lo facciano apposta o che lo facciano perché... Ma c'è una situazione che andrebbe analizzata, di come la finanza negli ultimi anni, nell'ambito della globalizzazione, è intervenuta sulle imprese con un'ottica speculativa finanziaria di breve periodo, e quindi come alla fine le imprese non, per questi due motivi non sono più riuscite a progettare un futuro di medio-lungo periodo, col rischio, nell'ambito di una buona dose di rischio, e di conseguenza oggi non siano competitive. Bisogna dare il tempo a che le cose ritornino nella normalità, che secondo me è quello che tutti vogliamo. Pronto? Pronto? Buonasera. Ah, buonasera signore. Senti, io... Come si chiama? Mi chiamo Gennaro. E da dove ci chiama Gennaro? Chiamo da Ivrea. Prego. Senti, io volevo dare una risposta a quelle delle gabbie salariali, sì, no? Date che i costi regionali sono differenziati, quindi vorrei capire quelle che costano di più, i controlli non ci sono, e per quale motivo gli altri riescono ad essere competitivi con costi inferiori? Poi un'altra cosa, una volta... No, aspetti, che... voglio capire bene, lei sta dicendo che costa di meno far lavorare le persone che vengono dall'estero in Italia? No, cioè, no, io no, sto dicendo, per esempio, in una regione che il prodotto, no, diciamo così, che la costa di vita, il costo della vita è inferiore agli altri posti che costa di più... Sì? Cioè, vorrei capire per quale motivo quelle che costa inferiore, il costo inferiore lì, riescono a farle, gli altri non riescono a farle perché bisogna aumentare la gabbia salariale per poter... Va bene. E poi un'altra cosa, poi una volta che loro aumentano le gabbie salariali, no? Aumentano i costi di produzione, e le imprese, cosa succede? I pensionati, che cosa succede? Li aumentano anche la... Certo, ha ragione. Anche questa. Perché non si interviene su quelle che costano di più la vita, a vedere per quale motivo costa di più lì? Grazie. Invece di vedere le gabbie salariali di grazie per aver all'altra telefonato, buona serata. Grazie molte. All'Asia c'era anche un accenno alle persone che prendono il posto di lavoro, mi sembra che dobbiamo farglielo dire che cosa pensa. Alle persone extracomunitari, Romeni citava il nostro telespettatore di prima. Noi sugli extracomunitari o comunitari, come possono essere rumeni o anche semplicemente francesi, che vengono in questo territorio, sul territorio italiano o piemontese, noi non è che non abbiamo piacere che risiedino su questo territorio. Ben venga, se vengono nell'onestà intellettuale, anche morale, possono rimanere. Però ci deve essere la capacità lavorativa per accogliere queste persone, perché è inconcepibile che in qualsiasi settore, soprattutto quello edilizio, in cui io mi ci metto molto di più che altri, vedo sempre più lavoratori extracomunitari o comunitari, chiamiamoli, io per differenziarli velocemente dagli italiani dico extracomunitari, e che oramai hanno preso la palla al balzo e si sono resi conto che possono diventare ancora loro imprenditori e far parte di quella schiera delle piccole e medie imprese. Quello è un danno che secondo noi la Lega Nord sta portando avanti da 20 anni come battaglia, non primordiale, però battaglia incisiva, e su questo governo sta facendo una grossa lotta, che sta ottenendo anche dei grandi risultati. Soprattutto sugli sbarchi clandestini, quello che poi tocca più di tutti per evitare la clandestinità e l'illegalità, per evitare che ci sia una popolazione ulteriore che venga a lavorare sul nostro territorio, non che non sia accettata, ma che non ci sia la possibilità strutturale di accoglierli lavorativamente, perché c'è la necessità di far lavorare
i 33enni laureati o semplicemente i cinquantenni che hanno perso il lavoro e così via. Prima il lavoro ai nostri, come diciamo noi. Allora, qui abbiamo un'imprenditrice proprio nel settore edilizio. Come si chiama? Maria Vola, imprenditrice edilizia, da 47 anni, dunque stiamo parlando. Intanto le rispondo subito, non capisco perché, e io non sono pro extracomunitari, ma noi, se lei si interessa di edilizia, sa benissimo che non troviamo manovali italiani. Se si pagano onestamente si trovano, quella è proprio la falsità. Se si vuole pagare un extracomunitario 2, 3, 5 euro l'ora, certo, non si trova l'italiano, ma un italiano deve vivere onestamente, come anche un extracomunitario. La prego di accettare la mia onestà di cittadino italiano e di imprenditore che paga contributi a fior e non ho nessuno mai fatto lavorare persone per guadagnarci o per sopravvivere malamente sopra. Pertanto io le dico una mia realtà, che è anni di vari imprenditori che non trovano manovali italiani, d'accordo? E questa è una realtà comune. Poi se vogliamo parlare di chi arriva qui per fare i ladri, qui sono perfettamente d'accordo e qui non ci piove sopra. D'accordo. Poi volevo solo pregarvi un attimino, parliamo dell'Italia e non della Francia, dell'America, è la sumieste, no? Scusate la battuta piemontese. Poi le dico un'altra cosa, noi arriviamo, io da 47 anni che faccio l'imprenditrice edile, arriviamo da, e sono sempre stata una piccola e media impresa, da anni dove ci dicevano no, siete troppo piccoli, dovete venire a casa grandi perché non potete fare qui, non potete fare là, siete troppo piccoli, una micro realtà. Meno male che noi siamo stati piccoli, perché adesso siamo quelli che teniamo in piedi tutti quanti, mi pare, no? Perché se non ci fossimo noi, i grandi hanno dato tutti i soldi ai grandi e noi adesso continuiamo a pagare le tasse per i grandi. Io non so se vi siete resi conto che tutta la sera che parliamo di assistenzialismo, non abbiamo parlato di imprenditoria, parliamo di assistenzialismo, parliamo un attimino di condurre qualcosa, aiutare le persone. Quel signore che a 42 anni era ancora dentro un travai, poteva venire da noi che da manovale lo faceva di sicuro, se voleva fare manovale. Questo, e poi parliamo, le chiedo scusa, un attimino, cominciamo a tassare le cooperative anche, perché noi adesso stiamo pagando la cassa integrazione e giustamente le persone che hanno lavorato per le cooperative, che non hanno pagato contributi, che sono agevolati, che lavorano a 10 euro, danno 10 euro ai propri associati e loro ne prendono 38. Questa è una realtà, credo che lo sappiamo tutti. Scusatemi. Allora, grazie per aver telefonato. Intanto abbiamo appurato con questo intervento, come con altri interventi, che effettivamente alcuni lavori consentono ancora alle persone di trovare un posto di lavoro, per cui ne teniamo conto. Pronto? Pronto? Sì, com'è? Buonasera, come si chiama? Buonasera, mi chiamo Sebastiano da Carmagnola. Prego, Sebastiano. Ecco, io volevo più darle ai politici lì, ecco, perché si gira, il problema è, si allontana sempre. Allora, questo paese ha subito, ma in tutto il mondo, in tutta l'Italia, la benzina, l'aumento che c'è stato del petrolio. Sebastiano, vuole fare una domanda ai nostri ospiti? Sì, io voglio dire, perché se loro non girano sempre intorno a dare soldi, a aiutare, no, qui il problema è bisogno. Allora, le banche è il primo problema dell'Italia. Il secondo, i prezzi, ma voi andate a fare la spesa? Sì. Ma qui i prezzi sono troppo alti. Allora, il dipendente che prendeva 2 milioni al mese prende 1.000 euro, gli altri, chi prendeva 2 milioni prende 2.000 euro, i liberi professionisti, tutta questa gente qua. Allora, se domani o mattina vogliamo togliere la crisi, va bene, date ancora 1.000 euro a chi lavora, vede che si riprende tutto. Giriamo immediatamente la sua proposta agli imprenditori presenti. Grazie per aver telefonato, buonasera. Grazie.
Allora, Claudio Porchetto, riusciamo a aumentare di 1000 euro al mese tutti i dipendenti delle piccole imprese? Chiudiamo le aziende, non è un problema, dipende da che cose che vogliamo in Italia, perché la signora giustamente diceva, proviamo a ragionare su come aiutare le imprese. Io ho tentato in fase di avvio della serata di far presente che c'è un problema che forse non stiamo prendendo in considerazione, vale a dire che il mercato internazionale ripartirà, l'Italia sarà l'ultima a partire. Allora noi per prima cosa dobbiamo aiutare le aziende a sopravvivere fino a quel momento. Quindi in modo un po' sommesso questa sera abbiamo parlato del soggetto che a questo tavolo questa sera non c'è, ma che io inviterei i conduttori ad invitare ogni volta, vale a dire il sistema bancario, perché diventa difficile discutere il mondo della politica, il mondo dell'impresa, il mondo del sociale, se poi al tavolo non c'è chi eroga il money, quello che serve, vale a dire il mondo, il sistema bancario, il vengono mondo finanziario. Vengono poco volentieri le banche a queste vengono poco volentieri perché penso che probabilmente qualcuno gli avrà detto che è imbarazzante spiegare il perché in questo momento in cui, come ribadisco, sarò anche noiosa, ma io parto dal presupposto che questo è il motivo per cui anche l'economia stenterà a ripartire. Oggi noi abbiamo un sistema bancario che non sta facendo il suo dovere. Io l'anno scorso, a inizio di crisi, quando ormai le avvisaglie erano quelle che non sarebbe stata la classica crisi passeggera, poi sappiamo che è degenerato in tempi che nessuno si sarebbe aspettato, in tempi molto brevi, però comunque c'erano già le avvisaglie della crisi, incontrammo il sistema bancario, tutto dalle piccole banche, quindi dalle banche del credito cooperativo ai grandi gruppi bancari, chiedendo quale era la loro sensazione e come pensavano di supportare il territorio. Devo dire che rimasi allibita, mi sembrava di parlare con delle persone che uscivano dalla fiaba Alice nel Paese delle Meraviglie, perché una prima banca mi disse, ma noi in realtà la raccolta quest'anno è arrivata a dei termini esponenziali, certo, perché i risparmiatori scappavano dalla grande banca e andavano a depositare presso la piccola banca. E quando tu chiedi allora alla piccola banca, ma allora cosa hai fatto dell'investimento, della raccolta fondi, l'hai impiegata? Ebbene no, un momento, adesso vediamo le aziende come vanno e comincio a chiedere il fantomatico rating in funzione di Basilea. Ecco, io vorrei solo ricordare una cosa, Basilea non è nata per controllare gli imprenditori, ma per controllare le banche. E le banche sono state così brave a ribaltare il controllo sugli imprenditori. Allora, se non siamo capaci a sfornare una classe di banchieri e non di bancari, poi anche di bancari, perché poi c'è anche un problema di formazione all'interno della banca, di persone che ormai non sanno più che cosa vuol dire andare come facevano i vecchi direttori e i vecchi responsabili di filiale all'interno di un'azienda che produce e capire che in realtà un pezzettino grosso così, che può essere una cellula fotoelettrica di una nostra macchina da stampo o di qualche cos'altro, magari costa 5.000 euro o 50.000 euro e non bisogna scandalizzarsi. Allora c'è un problema, che bisogna sedere ad un tavolo seriamente il sistema bancario e chiedergli che se vuole ancora investire sulla vera classe imprenditoriale italiana, che sono le aziende medio-piccole che ci sono qui questa sera, e vedere se a questo punto, e io in questo devo dire, mi permetto di dobbiamo dire... Dobbiamo fare la cosa pubblicitaria, mia cara, assolutamente, ci hanno già richiamato due volte. Abbiamo degli sms da leggere, ci scusiamo con i telespettatori, li leggiamo non appena torniamo di nuovo in diretta, sarà tra pochissimo. Se volete prenotate la vostra chiamata durante la pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta da Agorà, devo dire che sono molto caldi tutti quanti questa sera. Vi ringrazio molto per le telefonate che arrivano da casa e ne abbiamo già una in diretta. Pronto? Pronto? Buonasera, come si chiama? Sono Domenico da Biella. Prego Domenico. Buonasera, senta, io ho una piccola impresa con una decina di dipendenti. Sono 2 anni che stiamo tirando la carretta, sia io che i miei dipendenti. Mi stanno aiutando molto a questa impresa. Siamo arrivati proprio al limite, addirittura sto parlando sempre di banche. Che cosa producete? Noi produciamo filati per agoglieria. Sì. Siamo nel tessile, quindi le puoi immaginare qual è il problema di ella per il tessile. Comunque il mio problema è questo, io riesco malapena a portare il mio bilancio a pari a fine dell'anno. Certo. I miei costi sono aumentati da 2 anni a questa parte in un modo pazzesco. Naturalmente non possiamo aumentare i prezzi con i clienti, se no andiamo fuori mercato. Certo. Ecco, andiamo fuori mercato. Le banche, le dico proprio sinceramente, mi hanno classificato in terza C, perché io porto il bilancio a pari, non ho utili.
Cioè, ma penso comunque di essere bravo in questo momento a portare... Almeno andare in pareggio, certo. Andare in pareggio. Però sono trattato dalle banche come se fossi l'ultimo dei... Cioè, uno che va a chiedere un prestito per acquistare un'autovettura è più bravo di me. Io vi chiedo, ma la politica cosa fa per controllare le banche? Domanda perché chiara. Perché rispettino le regole, perché come rispettiamo noi le regole? Devono rispettarle anche loro, perché noi li abbiamo salvati, cioè noi contribuenti. No, molto giusto. Non cliente della banca, noi contribuenti ci hanno detto di salvare le banche e loro cosa fanno per noi? Grazie, io la devo salutare perché siamo all'ultimo spazio e purtroppo il tempo è molto molto ristretto. Allora, prima di rispondere vorrei sentire i messaggi e poi dare parola alla tribuna. Allora, sono arrivati vari messaggi, tra questi, ma quali sono i fatti concreti per arrivare a fine mese? Anche io sono bravo in giacca e cravatta a dire belle parole, ma i fatti dove sono? Altro messaggio. Dopo 36 anni di lavoro mi ritrovo a casa, 52 anni, senza cassa, senza mobilità. Vivo da sola e sono abbastanza disperata, ho varie domande, sono tagliata fuori dal mondo del lavoro. Ho supero i 40 anni, cosa faccio? Altri messaggi ancora? Ce ne sono altri. Leggiamo ancora qualche messaggio. Allora, io sono in cassa integrazione, ormai da marzo. Ho preso solo una prima parte dei soldi, ora stanno finendo. Tra poco non ho più neanche soldi per mangiare. Cosa posso fare, Carlotta da Torino? Allora, intanto io chiederei a Chiama se può rispondere a queste persone. Ma allora, la prima cosa da fare, perché purtroppo ovviamente le risorse non sono infinite, né quelle del governo né quelle degli enti locali, però comunque la prima cosa da fare è rivolgersi a tutti gli sportelli, andare in comune dove ci sono gli uffici dell'assistenza, andare ai centri per l'impiego della provincia, rivolgersi anche alle organizzazioni sindacali o datoriali per avere contezza di tutte le opportunità, di tutti gli strumenti che ci sono e se si può accedere ad uno di questi strumenti. Quindi questo è necessario farlo e non bisogna vergognarsi di andare a chiedere. Io sono anche preoccupato che in una crisi come questa ci sono molte persone che non si sono mai trovate in una situazione di difficoltà e per la prima volta ci si trovano e hanno paura, hanno vergogna di andare a chiedere aiuto e rischiano appunto di andare anche in depressione. Quindi non bisogna purtroppo vergognarsi perché è un problema purtroppo comune e bisogna rivolgersi verso tutti i centri pubblici. Allora, noi abbiamo decine di chiamate in attesa, le persone ci chiamano per avere delle risposte, quindi chiederò ai prossimi telespettatori di essere molto rapidi nella propria domanda, non riusciremo a dar la parola a tutti, ma cerchiamo di fare quello che possiamo. Intervento dalla tribuna di qualche altro imprenditore, al quale chiedo la stessa cosa. Prego. Cercherò di essere breve. Buonasera a tutti, mi chiamo Cristian Bosco, opero sia nel settore dell'arredamento che in quello informatico. Secondo me è necessario creare un quadro di base per identificare il problema di cui si parla. L'Italia è costituita al 99,9% di piccole e medie imprese, quindi imprese che danno lavoro a sotto i 250 dipendenti. Di queste, negli ultimi anni, si è ribaltato totalmente il ruolo, cioè il terziario ha assunto un carattere di maggioranza rispetto al primario e al secondario. Questi sono tutti aspetti da comprendere molto bene. Fare imprese in Italia oggi è difficilissimo, è uno degli stati in Italia e nel mondo in cui è assolutamente più complicato aprire una nuova impresa. Il dottor Boglione prima ha fatto un riferimento che è drammatico, sentito dalle orecchie di una persona come me a 36 anni. Lui ha parlato di fortuna perché non erano ancora applicati dei sistemi come Basilea. Se una nuova impresa va oggi da una banca e avesse anche un'idea fantastica, in Italia non verrebbe per niente aiutata, verrebbe categorizzata come una nuova impresa di cui non si sa nulla e non viene assolutamente agevolata, non ha accesso al credito, non può partire. Tenendo conto di come è strutturato il panorama italiano, quindi assolutamente incentrato sulle piccole e medie imprese, è ovvio che fare e parlare di assistenzialismo necessario in questo momento, ma per arginare, non certo per risolvere, la soluzione unica può essere quella di aiutare le piccole imprese. Perché tenete conto che aiutare un dipendente, sì, si cerca con l'assistenzialismo di farlo, ma aiutare delle piccole e medie imprese, nei settori in cui opero io si parla di realtà che vanno dai 6 ai 15, 20, anche molto più grosse, ma in media sono sui 10 dipendenti in pratica, significa che aiutando un imprenditore si aiutano 10 persone. Questa è la semplicità del tutto. Non si può pensare di dover metterci tre mesi o minimo un mese per le società più piccole, per le ragioni sociali più semplici,
per aprire un'azienda è impensabile. Questo è un problema gravissimo. Grazie, grazie molte. Pronto? Pronto? Buonasera, come si chiama? Abbassi la televisione, per favore, perché altrimenti sentiamo l'eco. Pronto? Deve abbassare la televisione. Un momento. Abbasso la televisione. Allora, mentre il signore abbassa la televisione, vogliamo commentare quello che ha appena detto l'imprenditore. Sì, come... Sentiamo, pronto? Pronto? No, deve abbassare la televisione o richiamare, perché noi non possiamo mandarla in diretta, c'è troppo eco. Pronto? Proviamo a richiamare il signore, chiedo alla regia. Prego. No, sono d'accordo. Quello che accennavo prima, bisogna riuscire a individuare le cause per modificare gli effetti. Allora è evidente che andando a intervenire sostituendosi al datore di lavoro con lo stipendio lo si può fare, è qualche cosa di temporaneo, un valore cuscinetto importantissimo, ma non risolve il problema di fondo che è la competitività dell'impresa e la vita dell'impresa. Poi la competitività potrà venire anche dopo, ma oggi il vero problema è che ci sono molte aziende che non ce la fanno andare avanti, c'è un problema di competitività, ma c'è anche un problema, è stato più volte detto, proprio di mancanza di liquidità. Ci sono aziende, il signore che ha telefonato da Biella ha un'azienda che pareggia i suoi conti facendo molta fatica e dice però un'azienda che pareggia nessuno la finanzia, e allora chi finanziamo? Solo quelle che non hanno bisogno di essere finanziate perché guadagnano così bene che col cash flow si autofinanziano. E allora sono d'accordissimo, bisognerebbe spostare, fatto salvo l'esigenza proprio immediata e temporanea di pronto soccorso nei casi più impellenti, ma spostare gli aiuti non tanto sulla conseguenza ma sulla causa, quindi sulle piccole imprese. Pronto? Pronto? Buonasera, come si chiama? Buonasera, sono Aristide da Torino. Prego Aristide. Buonasera, io ho un nipote che ha 23 anni, è diplomato al liceo scientifico. È da molto che gira, che cerca, da un paio d'anni, e non, fino adesso non ha concluso nulla. Desidero sapere se è possibile avere un indirizzo o un numero di telefono che possa rivolgersi per trovare qualcosa. E che lavoro è disposto a fare suo nipote? Ma lui dice qualsiasi lavoro, poi sa. Beh, lei ci lasci il numero, perché se è disposto a fare qualsiasi lavoro, secondo me, nell'ambito dei nostri imprenditori della tribuna, un lavoro lo trova questa Le sera. Le do il numero di... No, me lo dia in diretta, lo lasci in regia. Grazie, grazie molte. Buona serata. Altro intervento della tribuna. Come si chiama? Non lo sento. Buonasera, io sono Bruno Scanferla, sono un imprenditore della provincia di Torino e rappresento anche a livello di CNA... la metalmeccanica a livello locale e anche a livello nazionale. Giustamente non abbiamo parlato di metalmeccanica, di manifattura metalmeccanica, dove vede in questo, diciamo così, 12 mesi, ultimi 12 mesi, una crisi profonda che tocca il 40-60% di calo brusco della produzione. Volevo portare un esempio delle difficoltà che le nostre imprese stanno affrontando. Imprese che andavano a gonfie vele fino all'anno scorso, più o meno in questo periodo, imprese che avevano fatto negli ultimi anni degli investimenti in impianti tecnologici, imprese innovative, imprese che hanno fatto investimenti sulla struttura immobiliare, imprese che avendo perso il 60% del loro 50, 40, 60 del loro fatturato, no, oggi non sanno come uscirne. Imprese comunque sane, imprese, lo dicevo prima, innovative ed evolutive, imprese che esportano molto nel mercato globale. Questa è una panoramica che è abbastanza, nel nostro settore, abbastanza viva ed evidente. Ritengo questo, e mi associo alle cose che ho sentito dire prima. Mi domando, aiutando le nostre imprese, sicuramente si aiutano X operai. Una curiosità che mi viene spontanea è: perché c'è sempre stata questa grande diffidenza verso l'imprenditore, il piccolo imprenditore, e non verso quella grande istituzione chiamata Fiat, che invece ha
in parte anche un po' sperperato questi soldi. Fiat, per dire, anche tante altre realtà. L'altro tema è, visto che siamo in termini di domande, come pensa la classe politica di aiutare queste imprese che citavo prima, efficienti, evolutive, innovative ed esterofili, che negli ultimi anni hanno fatto dei grandi investimenti perché credevano nel mercato, ma il mercato oggi, praticamente lo abbiamo visto tutti, è perfettamente in crisi. E oltremodo i presupposti che ci sono che non si riprenderà più come prima. Nel frattempo stanno cadendo tante imprese fallite come birilli in un bowling. Grazie. Allora, grazie molte. Abbiamo diversi messaggi e una telefonata in attesa. Cominciamo con i messaggi. Allora, peccato, fate i conti senza oste. Ho diversi immobili anche a reddito e vengo martellato quando sforo un fido da 10.000 per un ufficio. Sono scesi i tassi, ma nessuno parla che le banche hanno alzato gli spread. I grossi gruppi hanno mega affidi perché nelle società ci sono le banche. L'altro messaggio, così... Sì. Non voglio l'elemosina dei centri assistenziali, ma un reddito che mi consenta di vivere con dignità come voi politici. Beh, insomma, sentiamo la telefonata e poi proviamo a dare qualche risposta. Pronto? Credo che la telefonata non la sentiremo. Allora, vogliamo provare a dare qualche risposta a Catizzone? Sì, ma gli aspetti che sollevano gli imprenditori sono tutti condivisibili. Si chiama politica industriale. Cioè, aiutare le imprese, come aiutiamo le imprese, con quali strumenti, con quali finanziamenti, qual è la loro posizione all'interno del mercato, della società italiana, si chiama politica industriale. Devo dire che probabilmente in Italia, non questo governo, perché non si può dire che la crisi sia di questo governo, ma negli ultimi anni c'è stata poco o nulla politica industriale. Infatti le nostre aziende a livello mondiale hanno perso. Se voi vedete le aziende, le prime 500 aziende del mondo, quante aziende italiane ci sono? Ben poche. Quindi manca una politica industriale, manca una politica di sviluppo delle micro aziende, non solo piccole, le micro aziende, quelle che hanno pochissimi dipendenti. Per cui forse il messaggio che si può lanciare è quello di fare meno pettegolezzi a tutti i livelli e fare più lavoro, più proposte per la società e per la politica italiana, ma soprattutto per l'economia italiana. Allora, ultimo intervento alla tribuna, mi sembra di ricordare. Prego, non c'è più nessuno che deve parlare dalla tribuna, prego. Allora, salve, io sono Pino Sciarrino, presidente dell'Unione Benessere della CNA. Niente, io non voglio andare in contraddizione con la mia collega conciatrice che ha parlato della sua realtà molto forte. I dati Unipro, non parlo di dati da... Benessere intendiamo... Benessere estetica. Sono acconciatura estetica. Sì. Okay. E anche palestre, fitness e tutto il resto. Comunque i dati dicono che un 20% in meno di fatturati ci sono. Quindi sì. Le signore non fanno più la ceretta, no, non fanno beh, più la no, manicure. No, ci sono, è diminuito meno, del 7% i passaggi, sia nella conciatura e 4% nell'estetica. Questo è un dato di fatto, cioè ci sono. Il problema dei cassi integrati è logico. Ci sono situazioni dove prima c'erano due stipendi, oggi ce n'è solo uno. È aumentato il fai da te, c'è una serie di lavoro nero. Uno su tre lavora in nero. Quindi nel nostro settore in particolare, ma nell'artigianato in generale. Ho il massaggio in casa. Cioè, massaggio in casa, capelli in casa, gente che ti va a fare il colore. Cioè, è una realtà. Nascono i centri, i negozi cinesi, i negozi dei nigeriani, perciò di conseguenza ha dei costi non controllati, perché all'interno ci sono prodotti che guai a Dio metterli in testa a un europeo, perché combinerebbero dei danni assurdi. E lo scontrino lo fanno una volta ogni tanto. Com'è? Lo scontrino fiscale lo fanno una volta ogni tanto. Sicuramente, se non lo fanno proprio. Cioè, questo è il discorso. Perciò voglio dire, cioè, la realtà non è così rosea come si può definire. Logicamente la parte benessere in generale ha retto il colpo nel suo complesso. Però i dati sono comunque anche lessi in negativo. Grazie ecco. Molte, abbiamo una telefonata e comunque abbiamo appena terminato l'estate, periodo nel quale naturalmente per le signore è fondamentale essere in ordine, quindi l'inverno non lo so quanto potrà essere altrettanto roseo. Pronto?
Pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera signora, noi la sentiamo perfettamente. Buonasera. Come si chiama? Mi chiama Eugenio, parla da Novi Ligure. Prego. Senti, ti voglio dire una cosa, siccome hai sentito televisione che parla per i disoccupati, c'è mio marito che un anno l'ho preso in disoccupazione. Sì. È disoccupato, poi fino a agosto ho finito disoccupazione. Sì. E come si fa? Signora, dove presentarsi? Da dove viene? Sono straniera, d'Albania. Ho 13 anni qui in Italia con mio marito e con in famiglia. Sì, quindi sì, siete... io non lavoro. Comunitari regolari, certo. Sì, regolari, tutto regolare. E adesso mio marito, io non lavoro, mio marito è disoccupato, no. Non finisco... E Romeno anche suo marito? Sì, com'è? Sì. E Romeno anche suo marito, sì. No, albanese. Albanese. Sono albanese. Mio marito c'è di più che Italia da 15 anni, non è che... Certo. Però lei vuole sapere tanto... come fare ad avere ancora sussidio di disoccupazione. Grazie signora per aver telefonato. Buonasera. Buonasera. Allora, messaggi. Allora, io e mio marito siamo con 3 figli, non troviamo lavoro. Chi ci aiuta? Nessuno. Non rientriamo nei parametri. Se è possibile un aiuto. Un altro messaggio, le banche a parole dicono che sono disposte a dare soldi, ma quando chiedono il bilancio, che non è certo positivo, non solo non ci concedono quanto chiesto, rispondendo dopo 3 mesi se va bene, ma applicano Basilea 2. Come faccio a chiedere un aumento di fido, correndo il rischio di vedersi revocare quello che si ha? Ce ne sono altri che dicono, scusate ma non ho capito la risposta, sull'adeguamento del reddito al costo della vita. Allora, all'Asia. Mancano 7 minuti, sì, quindi ultimo intervento. Ma ultimo intervento più che altro. Rappresento non il governo, per chiarezza, faccio fatica a rappresentare me stesso, eventualmente rappresento un membro del Parlamento, perciò sull'INPS bisogna chiarire le cose, perché non c'è volontà da parte dello Stato che l'INPS non paghi correttamente in modo velocizzato. Il problema è che se ricordiamo anche l'INPS qualche anno fa c'era la volontà da parte dei vari governi, centrodestra, centrosinistra, di commissariarlo o chiuderlo totalmente perché c'è un problema strutturale. Un problema strutturale che si vede adesso in questo momento di crisi con milioni di richieste di casse integrazioni, gli uffici sono realmente al collasso totale. E purtroppo c'è ancora non solo l'informatizzazione in questi uffici, ma c'è ancora l'utilizzo della carta del sistema cartaceo, perciò è proprio un sistema che a rilento dovuto al sistema stesso un po' vetusto, non c'è colpevolezza da parte di qualcuno. C'è già a parte, avevamo discusso, avevamo fatto una commissione, avevamo chiesto di velocizzare i pagamenti e si spera che nei prossimi mesi questo avvenga, quello indubbiamente, non è che la parte politica o lo Stato non voglia assumersi la responsabilità di questo disagio. Quello che sta chiedendo la Lega, chiudo velocemente, è che in pratica il potere d'acquisto che si ha a Torino sia uguale a quello che ha a Trapani, innalzando gli stipendi a Torino, al nord, semplicemente, perché i prodotti, qualsiasi prodotto costa di più che a Trapani. Quindi penalizzando scusate, mancano 4 minuti, no. Ho un sacco di messaggi, vai. Salve, mi chiamo Giovanni, ho 50 anni e sono un termoidraulico, ho anche esperienza in molti lavori e non riesco a trovare lavoro. Se mi potete aiutare sono disposto a qualsiasi lavoro, mi sento di impazzire, grazie. Beh, daremo alla tribuna il numero di telefono che abbiamo via sms, altro messaggio e poi non riusciremo a mandare altri. Allora, altri messaggi. Sentiamo la telefonata, sì. Pronto? Pronto, non credo che potremo sentirla. Pronto? Deve provare a richiamare anche se dubito perché siamo in chiusura. Messaggio. C'è un messaggio che si riferisce a un intervento e poi abbiamo la politica ti aiuta introducendo gli studi di settore, così ti dicono loro quando devi fatturare. Allora, chiama, ultimo intervento, mancano 3 minuti, 1, 2, 3. 3 cose velocissime. C'è un problema di equità, perché negli ultimi 10 anni il 10% della popolazione detiene il 50% della ricchezza in Italia.
questo non può funzionare, quindi bisogna mettere in atto politiche redistributive, e ricordo che l'evasione fiscale in Italia è qualcosa che oscilla tra il 15 e il 20% del PIL, 200-250 miliardi di euro. Cosa numero due, è sbagliata la contrapposizione tra piccola e grande industria, bisogna invece favorire le industrie innovative, che siano piccole o che siano grandi, e questo si fa attraverso politiche fiscali. Cosa numero tre, è mancata l'Europa nella gestione della crisi, perché per allentare la tensione di questa crisi in Europa bisognava ridurre i termini di Basilea, ovviamente, per fare in modo che ci fosse più credito per le aziende, e ridurre i termini del patto di stabilità per fare in modo che i paesi si indebitassero anche un pochino di più, ma per rilanciare l'economia. Messaggio. C'è un messaggio che si riferisce a qualche intervento, che dice: se quel signore, virgolettato, mi può dare l'indirizzo e magari un bel calcio per mia figlia 33enne, io vedova gliene sarei grata, mia figlia non cerca poltrona, grazie. E il messaggio di prima, Porchetto, abbiamo due cose veloci. Io credo che, riprendo un messaggio che prima si stava ipotizzando, sulle politiche industriali io inviterei le politiche industriali a farle con gli imprenditori. Troppo spesso le politiche industriali si fanno a tavolino, li fanno i saloni, gli universitari, si dimentica di coinvolgere il sistema imprenditoriale. Una seconda cosa, e chiudo, invece un'informazione importante che ritengo sia doveroso dare: dal 5 agosto è stato chiuso un accordo nazionale, che è quello delle moratorie, che tutte le principali banche hanno firmato. Vale dire, tutte le principali banche accorderanno agli imprenditori che chiederanno una dilazione del versamento della quota capitale dei finanziamenti ad un anno. Non so perché, ho visto tante banche che negli anni passati facevano pubblicità sui giornali a carattere cubitale, ho visto un'unica banca che ha pubblicizzato questa azione di moratoria. Quindi io penso che questo sia importante, sia doveroso da parte di tutti, anche degli enti pubblici, pubblicizzare il fatto che da oggi, anzi dal 5 agosto, le banche devono posticipare il versamento delle quote capitali dei finanziamenti delle imprese di un anno. Quindi questo vi invito a ricordarlo quando gli imprenditori chiedono come fare, come essere aiutati, perché un'azione governativa c'è stata. Adesso vediamo se le banche rispondono. Messaggi, gli ultimi. Con i messaggi siamo riusciti a leggere tutti, avevamo delle chiamate in linea che forse non riusciremo. Credo proprio, temo proprio di no. Siamo in chiusura. Ma io credo che... Con un pizzico d'ottimismo, se possiamo. Sì, no, l'ottimismo... io voglio dire una cosa che può sembrare completamente contro tendenza, ma non la dico per provocazione, la dico perché ci credo proprio, e credo che siano proprio le cose contro tendenza nel momento giusto che fanno la differenza. Tutti questi signori, cinquantenni o ventiseienni, io gli dico proprio con il cuore: pensate che c'è anche l'ipotesi imprenditoriale. Pensate a immaginarvi un'attività e per metterla in piedi. È chiaro che oggi dice: ma se abbiamo appena detto che le banche non finanziano nessuno, le cose cambiano, e questo è proprio il momento, soprattutto per i giovani, di crederci, di coinvolgere in questo sogno, come dicevo prima, anche un po' romantico, tutte le persone che gli stanno intorno, a cominciare dalla famiglia. È il momento di mettersi in proprio. Allora, grazie davvero ai nostri telespettatori che hanno chiamato numerosissimi, ci scusiamo con quelli che non siamo riusciti a mandare in diretta. Di questo tema naturalmente parleremo ancora. Grazie agli ospiti, grazie a Anna Flavia Fassino, grazie ai tanti imprenditori in tribuna. Appuntamento lunedì con Agorà, buonanotte.